Signore, benedetto tu sei, grazie. Benedetto il tuo santo nome, Signore, ti lodiamo, ti benediciamo. Ti amiamo, Signore, lode e benedizione a te, Signore, grazie. Grazie, grazie. Benedetto sei tu, Signore, grazie. Lode, grazie. Lode e gloria a te, Signore, tu sei santo, Signore, grazie. Amen. Lode e benedizione a te. Grazie. Grazie, Signore, grazie. Lode e gloria a te. Vuoi capire che cosa sta dicendo? No, per vederci noi, dicevo, dov'è che è? Aspetta, arriviamo un attimino. Eccoci qua. Lode al Signore. Grazie. Gesù, grazie per questa serata ancora. Grazie, Gesù, grazie. Così lontani invece diventiamo così vicini, Signore. Signore, ti voglio lodare e benedire per questa serata che hai preparato in questa arsura della temperatura per darci frescura al nostro cuore, al nostro animo, Signore. Proprio è come per coloro che sono in viaggio, che sono accaldati, affaticati, Signore, e devono riprendere il viaggio. E vogliamo proprio questa sera riprendere il viaggio, anche in funzione della parola che poi condivideremo, Signore, e vogliamo farlo nel nome del Padre, del Del Figlio, Figlio e dello dello Spirito Santo. Santo. Amen. Lode e gloria a te, Signore. Grazie Gesù, grazie, grazie, grazie. Infinitamente grazie, benedetto tu sei. Benedetto sia il Signore, benedetto sia il Signore, benedetto sia il Signore.
Santo, 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 voglio vederti. Santo, 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 Signore, alleluia. E queste sono le nostre aspirazioni, Signore, di giorno in giorno sempre di più. Desiderio e brama di vederti, di conoscerti sempre di più, di fissare lo sguardo su di te, di davvero seguire dove tu ci indichi di andare, Signore, di metterti proprio al centro proprio della nostra prospettiva, Signore. Tu sei, se sei la via, la verità e la vita, Signore, straordinario ed incredibile, Signore. Tu sei davvero capace di trasformare le nostre giornate, di trasformare i nostri pensieri, di trasformare ogni cosa. Sei straordinario, Signore, ti lodiamo e ti benediciamo. Lode e gloria a te, Signore, benedetto tu sei. Grazie, Signore. Mimmo. E anch'io, Signore, ti voglio ringraziare, lodare e benedire. Proprio in questa serata, Signore, proprio sentivo questa mancanza, Signore, di questa unione. Tu, come al solito, non c'è bisogno che noi ti preghiamo, perché tu stesso, Signore, attraverso proprio l'unzione dello Spirito Santo, ci riunisci, Signore Gesù, e ci metti in comunione. Quindi, Signore Gesù, stasera veramente, questa serata, che sia non una serata di caldo, una serata afosa, una serata di zanzare, ma una serata, Signore, di benedizione, una serata di guarigione, una serata di lode a te, Signore, per poter veramente aprire ogni situazione. Quindi ti ringraziamo, Signore, ti lodiamo e ti benediciamo per questa condivisione, ma soprattutto per questo amore in te e con te. Grazie, Gesù, amen. Amen. Grazie, Signore. Lode e benedizione a te, Signore. Grazie, grazie, infinitamente grazie, Signore. Lode, ti lodiamo. Nico. E io voglio veramente ringraziare il Signore, perché vuole, ci sta dicendo che vuole dei cristiani combattivi. Ho sentito proprio che in questo periodo, spesso per non litigare, per non avere dei contrasti, perché questi contrasti ci fanno male, noi cediamo. E invece il Signore vuole che siamo combattivi, combattivi nella nostra vita, contro le ingiustizie, nelle cose che non vanno. Quindi non lagnarsi, ma combattere, cercare di risolvere le cose anche con le nostre forze umane, perché ci ha dato dei talenti, delle qualità, proprio perché noi non solo imparassimo a risolvere questi problemi, ma perché incitassimo gli altri a non rassegnarsi. E soprattutto il Signore ci dice che i pensieri di morte, i pensieri di malattie, i pensieri di sconfitta non ci appartengono, perché non appartengono a Lui. Quindi veramente armiamoci della spada della parola e siamo veramente attivi e operativi, vino effervescente che traspare di gioia e panno grezzo robusto, come dice Papa Francesco, per resistere alle intemperie della vita, ma anche per combatterle. Grazie, Padre. E Signore, mi piace su quello che ha detto Nicoletta ringraziarti, perché stavo pensando che i veri combattenti, Signore, non sono sempre coloro che sparano, coloro che attaccano, a volte sono anche quelli che restano in campo, Signore. Quelli che restano ancora lì, e a volte anche quando la battaglia si fa dura, e forse si fa, pare che la battaglia sia nella sconfitta, ma loro non si arrendono, restano. I veri combattenti sono coloro che hanno deciso di vivere la battaglia fino in fondo, Signore. Ed è questo l'atteggiamento del cristiano, Signore, io ti voglio benedire, perché davvero noi ci muoviamo proprio con un atteggiamento nel quale restiamo fermi, stabili, Signore, sulla Tua parola, stabile sulle Tue promesse, stabile sulle Tue cose,
Signore. E davvero, forse probabilmente qualcuno di noi, qualcuno delle persone collegate sta vivendo una battaglia in questo tempo, Signore. E noi vogliamo dichiarare la nostra vittoria non tanto perché vediamo la vittoria davanti, ma perché sappiamo, Signore, che ci sei tu, che veramente dirigi, sei la regia piena di questa vittoria. E al di là di quello che noi vediamo, Signore, noi sappiamo che riconosciamo la vittoria. E per questo, Signore, che ancora oggi noi decidiamo di dedicarci a te. E questa è una scelta di ogni giorno. La dedicazione, Signore, è come di un amore tra una coppia, una relazione, un'amicizia. La scelta è quotidiana, sempre continua, Signore. E perché noi ci dedichiamo a te, Signore, decidiamo di dedicarti il nostro cuore, la nostra lode, le nostre benedizioni, Signore, tutto ciò. E lo vogliamo cantare, Signore, con tutto noi stessi. Alleluia, Signore, è dedicato a te. Attiva il microfono, Giusy. Non si sente, Giusy, devi... È proprio così, Signore. È proprio così. Il nostro cuore è dedicato a te che sei un Dio meraviglioso, a te che sei un Dio grande, a te che sei un Dio vittorioso. Confermo la preghiera, le parole di Nicoletta di prima e le parole di Daniela, perché anch'io in questi giorni pensavo al nostro Dio che ci dà questo spirito di fortezza, fortezza per poter affrontare qualsiasi situazione. Allora grazie, Signore, perché è proprio così. Tu ci dai questo spirito di forza, ci dai la forza per lottare, per combattere.
Noi vogliamo combattere e lottare con te, mano nella mano, sempre con te vicino. Lode e gloria a te, Signore. Grazie, Gesù, grazie. Benedetto tu sei. Laura e Marisa. Io sentivo forte da parte del Signore l'invito di non arrendersi. E a questo proposito ho avuto un'ispirazione guardando in pausa pranzo Grey's Anatomy, però è attinente, nel senso che parlava di come esiste una fase del parto che si chiama fase di transizione, in cui la donna che partorisce è stanca, ha esaurito le forze e vede che nulla è cambiato, cioè sembra che tutti i suoi sforzi siano stati inutili, ma quella è la fase che anticipa di pochissimo l'espulsione del bambino, la nascita del bambino. E quindi credo che anche per noi a volte succeda così, e il Signore ci invita a non arrenderci. Non è vero che i tuoi sforzi sono inutili, non è vero che tutto quello che stai facendo non serve a niente. Il cambiamento sta per arrivare, sarà un cambiamento potente nel nome di Gesù. E un'altra cosa che secondo me il Signore ci ricorda è che Lui non ci amerà mai più di quanto ci ama già in questo momento, già come siamo adesso. Non è necessario convincerlo, essere a posto, in regola per essere amati da Lui. Lui non ci amerà mai di più di quanto già non ci ami adesso. E ti ringrazio per questo, Gesù. Grazie. Gloria a te. Sì, Signore, e ti ringraziamo perché il tuo amore è così grande e si manifesta soprattutto nel fatto che tu ci hai voluti nel tuo regno, Signore, che è un regno di pienezza di vita e di vittoria. E allora ti benediciamo, Signore, perché tu vuoi che il tuo regno si estenda, ci hai dato tutti gli strumenti, Signore, perché il tuo regno possa estendersi pienamente in noi, nella nostra vita e attorno a noi. E allora grazie, Signore, per il dono dell'esserti fatto conoscere e dunque della relazione con te, che ci aiuta a estendere, a essere docile al tuo spirito, che estende sempre più il tuo regno dentro di noi, in ogni aspetto del nostro cuore, della nostra mente, della nostra vita. E poi, Signore, grazie anche perché ci hai dato il compito di estendere il tuo regno anche nella realtà che ci circonda, e ci hai lasciato tutti gli strumenti, Signore, i carismi, tutto il poter portare guarigione, liberazione, consolazione. E allora grazie, Gesù, grazie. Ma tutto appunto parte da questa fede in te, Signore, da questa fortezza, essere forti nella tua parola, nel tuo amore, Signore, senza demordere. Grazie, Gesù, lode e gloria a te, grazie per questa autorità che ci hai lasciato, che è la tua autorità, e tu hai vinto il mondo. Lode e gloria a te, Signore. E Signore, volevo riprendere una parola che hai dato nella chat della diretta da Anna. Saliamo a Sion, andiamo dal Signore nostro Dio, poiché dice il Signore: innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate, il Signore ha salvato il suo popolo, un resto di Israele. E questo saliamo, andiamo a Sion, andiamo dal Signore. Signore, a volte è più un atteggiamento proprio dello spirito, Signore, non è un'azione da compiere, ma proprio un atteggiamento dello spirito per attivare la connessione, come la stiamo chiamando ultimamente, Signore. E proprio per questo io, Signore, vorrei che vi invito a spegnere i microfoni però se mi spegni il microfono è meglio, grazie. E vogliamo fare la connessione, Signore, diretta con la tua parola. E lasciamo proprio, vogliamo annunciare il Vangelo che oggi ci hai consegnato, Signore, e lasciamo davvero che questa parola sia insieme alla lode a te, Signore, la connessione stabile, quella che davvero ci stabilizza e ci dona questo dono di fermezza, di fortezza, Signore, proprio lì dove ogni cosa che arriva, Signore, Nicoletta ci ha ricordato la spada della parola, ogni cosa si ferma davanti alla tua verità nel nome di Gesù. Amen.
Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: andate, predicate che il regno dei cieli è vicino, guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento né moneta di rame nelle vostre cinture, né bisaccia di viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché l'operaio ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, fatevi indicare se vi sia qualche persona degna, e lì rimanete fino alla vostra partenza. Entrando nella casa, rivolgete il saluto. Se quella casa ne sarà degna, la vostra pace scenda sopra di essa. Ma se non ne sarà degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglierà e non darà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico, nel giorno del giudizio, il paese di Sodoma e Gomorra avrà una sorte più sopportabile di quella. Parola del Signore. Ecco, io volevo fare una piccola riflessione. Innanzitutto voglio rendere lode allo Spirito perché ha già parlato Lui a sufficienza prima di quello che debba dire io. E ti ringrazio, Signore, perché già in questa serata ci hai dato un'impostazione in cui il credente non deve essere una persona passiva ma una persona attiva. Volevo fare una piccola riflessione su proprio i primi versetti. Gesù chiaramente dice: andate e predicate che il regno dei cieli è vicino. Gesù l'ha detto prima della croce e della sua risurrezione: andate e predicate che il regno dei cieli è vicino. Ma dopo la croce e dopo la risurrezione, il regno dei cieli, o regno di Dio, non è vicino, è dentro di noi. E questo regno di Dio che è dentro di noi è la potenza dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto quando abbiamo creduto e dichiarato Gesù come nostro Signore e Salvatore. E ancora, Paolo ci dice, ci spiega che cos'è il regno di Dio. Il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito. Giustizia perché siamo giusti non per i nostri meriti, ma perché Gesù ci ha resi giusti col suo sacrificio. E questo sacrificio che ci rende giusti ci dà pace. Il diavolo non può più crearci sensi di colpa. Quindi noi abbiamo pace perché siamo giustificati per il sacrificio di Gesù. E questa pace ci porta alla gioia dello Spirito che è dentro di noi. E poi ancora il Signore è stato chiaro. Ha detto: adesso agite nel mio nome. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni. Ecco, io credo che attraverso la predicazione del Vangelo e alle opere della fede, che era appunto cacciare demoni, guarire i malati, risuscitare i morti, questo sia il mandato che il Signore ci sta chiedendo ogni giorno e che noi dobbiamo vivere come un atto di fede sulla sua parola. Amen, Signore. E Signore, io volevo a questo proposito aggiungere solo quello che mi è rimasto oggi nel cuore, a quello che ha detto Angelo, che condivido pienamente, Signore. Proprio la prima lettura che è stata abbinata oggi, la parola di Osea, quando dice la parola: io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me. Il mio intimo freme di compassione. Queste parole, Signore, mi distruggono di gioia, cioè proprio sento proprio questo amore. Io oggi pensavo
l'andare, ma perché andare, Signore? E quante volte abbiamo riflettuto anche della la motivazione che ci porta a muoverci, che ci spinge. Ecco, questa è una buona motivazione, Signore, la stessa che hai avuto tu, lo stesso cuore nell'andare, nel restare, nel benedire, nel portare la pace, nel compiere opere che sono necessarie, Signore, proprio un cuore simile al tuo. Ed è straordinario, Signore, come tu, per portarci ad arrivare a questo obiettivo, lavori dentro di noi. Io stessa, Signore, non sono la stessa di 20 anni fa, sono un'altra persona, proprio dal punto di vista del cuore, di quali sono i miei sogni, i miei desideri, i miei presupposti, ciò che mi motiva. E so, Signore, alcuni di questi fratelli li conosco da qualche anno e forse qualcuno anche da 20, e davvero tu hai cambiato il nostro cuore e stai trasformando questo nostro cuore perché sia capace di muoversi con tutta l'autorità che ci ha annunciato Angelo, Signore, ma fermo nell'amore. Ed è questa, Signore, quella che per noi diventa la carta vincente, Signore, quello che diventa un non scoraggiamento quando non ci accolgono, quello che diventa un ripartire dopo che siamo talmente affaticati, quando siamo assetati, cioè trovare sempre attraverso questo amore, Signore, quel motore che continua dentro di noi a renderci dinamici, esattamente come il tuo spirito che è dunamis, è dinamite pura, dinamite che esplode, che produce, che, per usare una parola che ha detto Laura l'altro giorno, sulla quale ti confermo che stavo meditando anch'io, genera. L'amore genera. L'amore deve portare un frutto ed è giusto che ci siano anche dei frutti visibili, perché l'amore in sé ha proprio la prerogativa di generare. E per questo, Signore, vogliamo benedirti, vogliamo ancora continuare a lodarti e ringraziarti, e ti chiediamo questo cuore, questo dono di fortezza che parta da un cuore fortificato, per avere proprio la capacità, il coraggio, sì Paolo, dopo, il coraggio di muoversi continuamente, di non fermarsi e di portare a termine quel regno, di renderlo visibile, come diceva Angelo, quel regno che è esattamente dentro di noi, in quel cuore, Signore, che tu stai lavorando, nel quale hai depositato il tuo spirito. C'è Paolo. Ok, Paolo. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Oggi leggevo un articolo, oggi non ho lavorato perché adesso ho ripreso a lavorare, grazie a Dio, non ho più la cassa integrazione, quindi ne approfitto per ringraziarti, Gesù. E leggevo un articolo sulle news che diceva che molti italiani sentono, molte persone, hanno stabilito gli psicologi, che sentono delle voci e di conseguenza a volte agiscono, a volte le trascurano, a volte non fanno finta di niente, ma un italiano, una persona su tre sente queste voci che gli parlano dentro. E adesso, io adesso, pensando a te, Gesù, credo che chi vuole amare, chi ha voglia di amare, chi ha voglia di fare la tua volontà, chi ha voglia di mettere in pratica i talenti che hai dato, sente la tua voce. Perché tu sei amore, tu sei generosità, tu sei tutto. E quindi queste voci possono essere anche, sono voci di gloria, se le cerchiamo come amore, se le cerchiamo con l'affetto per te. Però possiamo anche andare a cercare altri dei, e queste voci non ci portano sulla strada che porta a te, Signore. Queste voci ci possono portare male, in malo modo, portare a quei raptus che si regolano, quelle voci di morte, quelle cose di morte. Ma è questa è la libertà che ci dai, la scelta anche lì, no? E di sentire il tuo amore, di percepire la tua presenza, di gustarti in ogni momento della nostra vita. Beh. E questo ci solleva da terra, ci distacca da questo mondo, perché qui non è eterna questa vita finirà, e tu sei l'amore che non finisce mai, Gesù. Per questo ti lodo e ti benedico e ascolto la tua voce, Signore, e voglio mettere in pratica tutti i talenti che mi hai dato, tutto ciò che nella vita che tu mi hai dato lo voglio praticare, perché
anche perché se io non pratico quello che tu mi hai dato, che serve che io stia qua? Potrei mettermi su un divano e aspettare che di finire, aspettare la morte, boh, finire la mia vita. Ma io voglio essere, come si diceva prima, attivo, muovermi, lavorare per te, Gesù, essere vivo nel tuo amore, sempre nel tuo amore, e sentire solo nella mia libertà scegliere te, sempre te in ogni momento, in ogni istante della mia vita, e poterti portare a tutte le persone che incontro. Perché se io ti sento, possono sentirti tutti. Quando c'è la tua voce, che è voce d'amore, voce di gioia, di libertà, voce di affetto, no, c'è tutto, non manca niente. Ti lodo e ti benedico per questo, Signore. Lode a te. Grazie. Alberto. Volevo innanzitutto ringraziare Gesù, ringraziarti Gesù, perché alcuni impegni che mi ero preso extra per lo studio sono andati bene in queste settimane, quindi il mio impegno è stato coronato da successo, ti ringrazio. E volevo fare una piccola testimonianza anche sul fatto della fortezza. Avevo qualche giorno fa chiesto di partecipare a un'iniziativa che aveva posti limitatissimi a causa del virus a fine luglio e mi avevano detto di no. E allora io avevo chiesto proprio nel nome di Gesù, ci tenevo a partecipare. Ma alla fine in questi giorni, proprio perché mi dovevo organizzare comunque per fine luglio, e mi avevano detto questo no, e ho trovato una soluzione anche migliore rispetto a quelle, mi sono iscritto a questa alternativa. Però il Signore non si era dimenticato che io gli avevo chiesto nel nome di Gesù che volevo partecipare a quella prima iniziativa. Infatti oggi mi hanno scritto che nonostante i posti limitati, se volevo potevo partecipare. Insomma, adesso non la farò perché ormai sono, va bene così, insomma, è l'occasione per fare l'altra, vedere qualcosa di nuovo. Però mi ha sorpreso, insomma, che il Signore si sia proprio ricordato che io gli avevo chiesto nel nome di Gesù di partecipare a quella prima iniziativa, anche se c'erano posti limitati, ed effettivamente quello che gli avevo chiesto è arrivato, anche se più tardi. Quindi confermo l'importanza del rimanere, del resistere, perché alla fine le cose che vengono richieste arrivano, insomma. E l'ultima cosa che volevo dire, mi è capitato questa settimana, dovevo scrivere un piccolo articolo e ho consultato delle fonti, dei testi molto belli riguardo alla fede, e mi ha colpito in particolare un testo di Benedetto XVI che dice delle cose molto belle sulla fede. Dice che la fede è quella disposizione costante dell'animo per cui la vita eterna prende inizio in noi proprio adesso, qui e ora, nel presente. Cioè la vita eterna non è una cosa solo per un futuro lontano, la fede la porta qui. E si soffermava Benedetto proprio su questa proprietà della fede, la capacità proprio di prendere le cose che Gesù ci ha riservato, quel nostro futuro pieno di gloria, di grazia, e portarle da quel futuro proprio qui nel presente. La fede ha proprio questo potere di prendere e portare qui quello che il Signore ha stabilito, quel futuro di gloria che il Signore ha stabilito per noi. Diceva proprio che grazie alla fede le cose future, di quel futuro pieno di gloria, si riversano in quelle presenti e le presenti in quelle future. Questo mi ha colpito tanto e penso anche che proprio sia bello da citare sempre in questa continuità con la fortezza, con il resistere. Grazie alla fede proprio davvero questo futuro di grazia e di gloria, quello che il Signore ci ha promesso, viene portato qui e ora nel presente. Amen. E d'altronde è così, Signore, per citare il versetto che proprio dice questo: la fede porta all'esistenza le cose che ancora non sono. E Signore, io credo che noi e tutti quelli che sono collegati hanno un qualcosa ancora da realizzare, un qualcosa nel quale si sono scoraggiati, un qualcosa nel quale hanno gettato la spugna, un qualcosa nel quale davvero hanno perso proprio come quell'attimo prima, come diceva Laura,
proprio quell'attimo prima che si partorisca questa cosa, che si veda, che si realizza, che si rende visibile, Signore. Signore, vogliamo fare questo canto che dice niente potrà fermarmi. E dichiaralo sulla tua vita. Niente potrà fermarmi nel nome di Gesù. Niente, soprattutto tutte quelle buone opere che lui ha già preparato per noi, tutti quei sogni, quei desideri che lui ha messo, quelle realizzazioni, quel metterci in opera, per citare la parola che è stata letta prima attraverso Angelo, metterci in opera, Signore, per essere un regno visibile, un regno pratico, un regno che porta qui tutte le cose del cielo, Signore, niente potrà fermarci. E vogliamo dichiarare, Signore, chiuse davvero tutti gli scoraggiamenti, chiuse tutte le paure, tutte davvero la poca autostima, tutte quelle cose, Signore, che vengono a condizionare questo, Signore, e vogliamo legarle nel tuo nome potente, Gesù, ai piedi della tua croce, Signore, perché da oggi si riapra una nuova storia, ancora più ricca, ancora più vera, ancora più piena, che è quella storia di quella vita in abbondanza che tu ci hai donato, sei venuto per donarci. Grazie, Gesù. Quando la metà sta davanti a destra, a sinistra, io vado avanti con lui, il mio Signore. Guardo alla metà che posta davanti, a destra e a sinistra, io vado avanti con lui, con chi? Con mio Signore, in mezzo alle prove, sfidando la morte, la pena nel cuore, mi ha reso più forte per lui, il mio Signore. Niente potrà fermarmi, avanti andrò, arriverò alla meta, ci riuscirò, sì, ci riuscirò, ci riuscirò, ci riuscirò, ci riuscirò. Niente potrà fermarmi, arriverò alla meta, perché colui che ha vinto vive in me. Niente potrà fermarmi, arriverò alla meta, perché colui che ha vinto vive in me. Vinto vive in me,
Saraya Himalaya Naraya Saraya Himalaya Maya Shara Yamama Saraya Vimana Saraya Manalaya Shara Mama Maya Shara Mana Mama Saraya Mana Mana Mama, 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 quella via è aperta da 2000 anni. Quella via sono io. Seguimi. Grazie, signora. Confermo. Grazie. Ho visto una porta aperta, proprio delle aperture, come per avere questo accesso, e poi un'immagine ripetuta di dei legacci che si scioglievano ai polsi. Quindi proprio delle funi che stringevano prima i polsi di una persona e che erano allentati, sciolti. Grazie, perché apri tante situazioni, Signore. E anch'io ti voglio ringraziare, voglio confermare la preghiera adesso della sorella, perché ho avuto proprio l'immagine di questo ragno che creava questa ragnatela e tutte queste mosche piano piano che si pentevano prigionieri in questa ragnatela. Però all'improvviso piano piano si rompevano questi fili e queste mosche venivano liberate. Ti voglio ringraziare, Signore, lodare e benedire, perché è proprio così. Viene a liberare tante situazioni, Signore, che sono ingabbugliate, che proprio si fa fatica secondo le situazioni, ma tu, Signore Gesù, proprio stai tagliando filo per filo questa ragnatela per rendere liberi queste situazioni. Quindi ti vogliamo ringraziare, lodare e benedire. E grazie, Signore Gesù, per questo proprio camminare su questo pendio. È un pendio pericoloso, Signore, e il Signore ti invita senza paura a cominciare a attraversarlo, perché è attraverso proprio liberarti di questa paura, di queste difficoltà, che tu prenderai proprio consapevolezza della propria vita, ma soprattutto di questo progetto che tu stai cercando di realizzare, ma c'hai paura. Quindi ti ringraziamo, Signore, ti lodiamo e ti benediciamo, perché ti prendi cura anche di questa situazione. Grazie. Grazie. Signore, io con queste mosche liberate voglio anche dichiarare liberazione, Signore, questa liberazione, perché le mosche stanno dove c'è puzza, dove c'è qualcosa di marcio, qualcosa di stantio, qualcosa di che non va bene. Insomma, Signore, proprio queste mosche che vengono liberate, che se ne vanno dove devono andare, Signore, perché nella nostra vita queste mosche non devono venire a disturbare la nostra storia, Signore. La nostra vita è fatta di profumi, è fatta di cose aggraziate, perché tu sei colui che è grazia piena, Signore. E qui colui che rende la vita proprio saporosa, gustate, vedete, è stato detto prima quanto è buono il Signore. E quindi, Signore, via queste mosche, Signore, voglio dichiarare e affermare questa liberazione che c'è stata. Amen. Giuseppe. Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. E Giovanni 17, 15, 19. Grazie Gesù, grazie per questa protezione, per questa consacrazione, ed è una conferma proprio per quello che diceva Daniela,
proprio il Signore ci protegge e ci libera da queste ragnatele, cioè proprio liberazione. Grazie Gesù, lode e gloria a te. Paolo. Sei Gesù della... Chiara, poi. Sì. Gesù padrone del sabato. Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Io ne trago una conclusione di una liberazione da una religione che sopprime, che opprime, che deperisce l'uomo, invece di portarlo a Dio, lo porta a un Dio che è sempre fatto così, non all'amore, ma a un qualcosa che non c'entra niente con l'amore. Ecco, il Signore ci propone dell'amore, ci propone di amarci in tutti i modi, ce lo dice, e non ci propone una cosa fatta per forza, cui dobbiamo essere tutti uguali, stampati con lo stesso stampo. No, il Signore ci lascia liberi, ci dice, ci vuole liberare da una religione che ci opprime. Ecco, Signore, ti lodo e ti benedico, perché in effetti sto anche pensando a delle persone che incontro sabato, la domenica mattina a messa, e non riesco a parlare di te. Appena fuori la messa, si parla di tutt'altro, ma non di te. La messa viene vista un po' come un dovere, l'ha detto la mamma, non so, sono sempre andato a messa, porta bene. Ecco, il Signore vuole liberare tutte le persone che sono schiave di queste... Anche su, può essere anche una superstizione andare a messa, dice, mi porta fortuna, e se non vado a messa mi capitano brutte cose, ma non è così. Il Signore vuole solo amare, insegnarci ad amare. Ecco, Signore, per questo infinito amore senza fini, senza confini e senza menzogne, solo verità. Amen. Ti lodo e ti benedico. Amen. Grazie, Gesù. Chiara. Filippesi 2. Miei cari, quando ero tra di voi, mi avete sempre ubbidito. Ubbiditemi ancora, soprattutto ora che sono lontano. Datevi da fare per la vostra salvezza con grande umiltà, perché è Dio che opera in voi nella sua bontà. Egli vi rende capaci non soltanto di volere, ma anche di agire. Questa è la sua volontà. Fate ogni cosa senza lamentarvi e senza troppe discussioni. Sarete così autentici figli di Dio e vivrete senza colpa e con semplicità in un mondo di uomini perversi e malvagi. In mezzo a loro risplendete come stelle nel cielo e tenete alta la parola che dà vita. Quando Cristo verrà, potrò allora essere fiero di non essermi stancato e affaticato inutilmente. Capitolo 2, versetti dal 12 al 15. E voglio ringraziarti, Signore, per questa serata, che è una serata dove tu ci inviti ad agire, non solamente a rimanere vittima delle nostre preoccupazioni. Anche oggi ho fatto anch'io una chiacchierata con Gesù davanti al Sacro Cuore, ce l'ho qui davanti, ed ero molto, sono un paio di giorni che ero un po' preoccupata per tante intrighi che a volte accadono nelle nostre famiglie, così, e mi chiedevo, Signore, però ecco, io ho bisogno di questa chiarezza, ho bisogno anche che tu mi aiuti ad agire, ma senza essere, come dire, una persona aggressiva che sta spaccando il mondo. No, voglio dirle le cose come le diresti tu. E detto questo, senza che io mi accorgessi, mi venivano delle lacrime enormi, grandissime, e mi sono detta che questa era una guarigione da alcuni sbarramenti che la vita mette davanti ad ognuno di noi. E a quel punto mi sono detta, però Signore, io so che
La giornata non è finita e sarà sicuramente una giornata piena di sorprese, di risposte e di meraviglie. Ed eccoci qui stasera a dirci brillate come stelle nel cielo. Grazie per questa luce, oh Signore, che fai sempre emergere in ogni parola e in ogni compagnia che noi incontriamo. Grazie, Gesù. Grazie, Signore. Signore, grazie, questo mi piace molto, proprio abbiamo chiesto il dono della fortezza e tu ci rispondi, consacrali nella verità. Cioè tu che chiedi al Padre per noi, e proprio questa consacrazione ci rende proprio in quella zona franca, in quella zona dove niente e nessuno ha diritto se non te, Signore. Ed è straordinario. E per questo, Signore, che abbiamo bisogno di rinnovare questi pensieri che ci fanno creare delle nuove azioni, Signore, come ci ha letto Chiara. Sì, Signore, questi nuovi pensieri, perché noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. E anche esaminando le situazioni, noi continuiamo sempre a fare delle strategie, ma delle strategie umane, Signore. Signore, noi non siamo qui per inserirci e farci impastare dalle dinamiche del mondo. Noi siamo qui per condizionare il mondo, per trasformare il mondo, Signore, proprio attraverso te che vivi in ognuno di noi. E questo è per quello, Signore, a volte lo spirito religioso, Paolo ci ha ricordato delle spighe del sabato, ci impacchetta un pochino. Ma Signore, tu davvero vuoi per da noi quella libertà che è condizionata esclusivamente dall'amore? Dall'amore che si dona, dall'amore che è qui, esattamente come hai fatto tu, Signore, che si dona in modo totale, in modo costruttivo, in modo da portare vita, ristabilire vita, Signore, e fare e testimoniare, Signore, quello che tu hai fatto per noi. Signore, tu... a volte noi ci perdiamo in tante preghiere, in tanti discorsi con te, ma quando ci è stato chiesto, insegnaci a pregare, tu hai dato una preghiera, hai insegnato una preghiera di una semplicità, di una, cioè, molto pulita, ma capace di dire la verità, di annunciare la verità, Signore, che noi dipendiamo da te. Qual è la tua dimensione anche su questa terra, la dimensione del cielo, Signore, che questo regno, quando dici venga il tuo regno, è una manifestazione del regno, perché Angelo ci ha ricordato bene, il tuo regno è già venuto ed è in mezzo a ognuno di noi, Signore. E quindi noi vogliamo, cantando con questa preghiera, Signore, dichiarare che tutto ciò che è in cielo, Signore, viene manifestato anche in terra. Ancora, sempre di più, è un tempo di ordine, l'abbiamo detto, quest'anno è un tempo di ordine straordinario e tutto ciò che è in cielo, Signore, tutto ciò come deve essere in cielo, noi lo dichiariamo che debba essere in terra, nel luogo dove Dio ti ha posto, nella tua famiglia, nel tuo lavoro, nel piccolo territorio che ti ha dato da governare. E annuncialo, Signore, vogliamo davvero dichiararlo, perché questa liberazione di questa sera, Signore, non ce la facciamo rubare da nessuno, perché l'hai garantita tu col tuo sangue 2000 anni fa. Grazie, Signore. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, sulla terra come fatta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà qui sulla terra come fatta in cielo. Venga il tuo regno, come in cielo,
qui sulla terra, come porta il cielo. Annunciamolo, annunciamolo. Come il cielo, così in terra. Come il cielo, così in terra. Come il cielo, così in terra. E io, Signore, ti voglio veramente ringraziare, lodare e benedire per questa serata, Signore. Perché veramente tu sei stupendo, Signore. Tu stasera, Signore Gesù, stai facendo un lavoro stupendo su ognuno di noi, oh Signore, su ogni fratello e sorella che è collegato su streaming. Perché, oh Signore, stai percependo, Signore, scusatela, tutte le difficoltà che ti stiamo presentando stasera, oh Signore, sia noi che ognuno che è collegato, Signore. Ti vogliamo ringraziare, lodare e benedire, oh Signore, perché tu non ti dimentichi mai di nessuno. Grazie, oh Signore Gesù, perché prima si parlava dell'invito del mandato, Signore, e mi viene in mente Geremia, oh Signore, mi viene in mente Giona, mi viene in mente, oh Signore, tutti quei profeti che tu mandavi e loro quasi quasi avevano paura di andare, oh Signore. Invece noi abbiamo proprio questa consapevolezza che, visto che ci sono passati loro prima di noi, che tu, oh Signore, quando ci chiami, quando ci inviti di andare, oh Signore, noi non dobbiamo aver paura, dobbiamo andare, punto. Perché poi tutto il resto lo fai te. E allora grazie, oh Signore Gesù, per questa strada nuova, oh Signore Gesù, per questa via nuova, perché tu sei veramente la via, la verità e la vita. Ti ringraziamo, Signore, perché stai proprio plasmando, Signore, come il vasaio quando fa un vaso nuovo e viene fuori un qualcosa di nuovo su quella creta, Signore. Io sento che tu stasera, Signore, proprio ci stai, come il vasaio, ci stai proprio costruendo situazioni nuove, vita nuova, Signore Gesù. E allora grazie, Signore Gesù, per questo vaso nuovo, grazie, Signore Gesù, per questa via nuova, grazie, Gesù, perché tu sei veramente meraviglioso. Ti lodiamo, ti ringraziamo e ti benediciamo. Amen. Grazie. Amen. Benedetto sei, oh Signore, ti lodiamo e ti ringraziamo anche per la preghiera che i nostri fratelli stanno condividendo con noi sulla chat. Rosaria ci scrive: lotta per la verità fino alla morte, Dio, il tuo Signore, lotta con te. E Cristina invece prega con noi dicendoci: ti ringraziamo, Padre, per ciò che fin dall'eternità hai preparato per noi davanti al creato. Ti ringraziamo per la tua parola fatta carne, fatta grazia per noi, perché nel nome di Gesù possiamo dichiarare che sia fatto qui sulla terra ciò che per noi è già predisposto in cielo. Amen. Lode, lode e gloria a te, oh Signore. E in questo io sento nel cuore di condividere con voi un incoraggiamento, perché spesso
siamo affossati, l'abbiamo detto un po' tutti, ci sono tante dinamiche del mondo, un po' al lavoro, un po' a casa, con la famiglia, tante cose che ci affossano, tante cose che pensiamo che non vengano da Dio, che ci devino da quello che è il nostro percorso, ma in realtà dobbiamo avere la fiducia nel cuore che Dio ci ama in quanto suoi figli e vuole sempre il nostro bene e si usa di ogni cosa per farci stare bene, anche quando attraversiamo un momento di difficoltà sappiamo, siamo certi e fiduciosi di non essere da soli ma di essere al riparo dell'Altissimo, sotto l'ombra delle sue ali che ci proteggono, che ci innalzano, che ci fanno volare in alto e non ci fanno mai cadere nel burrone, come abbiamo già menzionato più volte questa sera. Quindi ti lodiamo, ti preghiamo e ti esaltiamo, Signore. Tu solo sei degno della nostra lode, tu solo sei l'amore puro, l'amore vero, colui che merita tutta questa meraviglia e tutta questa lode incondizionata, Signore. Come tu ci ami incondizionatamente, noi eleviamo questa lode a te con tutto il cuore e ti rendiamo grazie. Grazie, Padre. Laura. Ti ringrazio, Signore, anche per la preghiera di Mimmo che mi ha dato il coraggio di leggere questa parola che secondo me non c'entrava niente, invece... voglio confermare veramente la sua preghiera. In quel tempo io vi guiderò, in quel tempo vi radunerò e vi darò fama e lode fra tutti i popoli della terra, quando davanti ai vostri occhi ristabilirò le vostre sorti, dice il Signore. Io sentivo ancora forte l'incoraggiamento da parte del Signore, l'incoraggiamento che Lui ci ristabilirà, ci riporterà al nostro splendore originario, come Lui ci ha pensato, e lo farà mentre noi lo serviamo il suo regno. Anche una cosa che mi aveva colpito della lettura di oggi, che dicevo prima ad Alberto, è che l'operaio ha diritto al suo salario, ha diritto al suo salario. Beh. È un suo diritto, è una cosa che gli spetta. Figuriamoci se Dio non ci dà una cosa che ci spetta, Lui ha stabilito per legge che è nostra. Quindi ti ringrazio, Signore, per questo. Grazie, Gesù. Ed è così, l'ha stabilito per una legge divina, una legge che è incontrovertibile, una legge che è eterna, una legge che è sigillata col sangue di Cristo. È vero, Laura, è proprio così. E Signore, per questo, questa sera, questo incoraggiamento è ancora una volta di non arrenderci e di prendere il volo, Signore. Di prendere il volo, Signore. Al di sopra di tutte queste situazioni che invece vogliono condizionarci, vogliono dirci chi siamo, vogliono dirci che cosa abbiamo diritto, Signore. Addirittura il pensiero comune, Signore, ci vuole dire chi noi siamo e a cosa abbiamo diritto, cioè non ci lascia neanche più la libertà di pensare, Signore. Vogliono proprio crearci uno schema nel quale muoverci come tanti soldatini, ma non i soldatini di quelli che parlavamo noi prima, attivi nella guerra, Signore, in quei soldatini che giocano i bambini e fanno le composizioni che ti mettono dove tu devi essere. Non guerrieri, ma marionette. Non guerrieri ma marionette, brava Mari, esatto. E quindi, Signore, noi vogliamo abbandonarci, vogliamo davvero prendere il volo al di sopra con la tua parola, con il tuo spirito, col soffio del tuo spirito, Signore, e volare con queste ali d'aquila, Signore, per vedere le cose dalla dimensione alta, riconoscere dalla dimensione, avere discernimento, ma vedere la misura che hanno, che non ci devono più fare paura, anzi devono avere paura di noi, Signore, perché tu vivi in noi. Amen. In cui confio.
alzerò, ti solleverò su alità. Così nelle mie mani vivrai. Grazie Signore, benedetto tu sei Signore, grazie, quanta certezza. Marisa. Sì, oh Signore, davvero vogliamo abbandonarci totalmente nelle tue mani, perché sono mani d'amore, sono mani che plasmano con amore. Ti ringraziamo, Signore, perché per la fede in te noi abbiamo piena consapevolezza che il nostro spirito è una cosa sola con il tuo spirito. Dunque il nostro cielo è già nel regno. E allora ti ringraziamo, Signore, perché abbiamo consapevolezza che il tuo spirito con estrema pazienza opera in tutto ciò che è la nostra terra, nei nostri sentimenti, le nostre emozioni, nei nostri pensieri, perché davvero il tuo regno ne prenda possesso e sia davvero regno anche sulla terra, sulla nostra terra, così come è nel nostro spirito, nel nostro cielo. E allora grazie Gesù, davvero, perché nelle tue mani siamo sicuri, Signore, abbandonati al tuo amore, abbandonati al tuo spirito che ci plasma, conoscendoci in profondità, portandoci a vivere pienamente il tuo regno in tutto ciò che noi siamo, in tutto il nostro essere, in tutta la nostra vita, e dunque a portarlo anche fuori di noi. E allora grazie davvero per quello che è il tuo progetto per ciascuno di noi, che è un progetto grande, perché tu vuoi che noi splendiamo come il sole, come abbiamo appena cantato. Grazie Gesù, lode e gloria a te. Io sento, Signore, che c'è ancora un po' di ostacolo nel retaggio mentale che alcune persone si sono fatte per fallimenti precedenti, per un qualcosa che non è andato come doveva andare, e questa cosa diventa oggi l'ostacolo più grande, Signore, non tanto il condizionamento di altri, ma il condizionamento di loro verso loro stessi, Signore. È come se al di là di quel fallimento non riuscissero a vedere, non riuscissero a guardare, non tanto a vedere, a guardare, a cercare. Ancora io, Signore, voglio davvero ringraziarti, perché questa sera davvero vieni a rompere questi legami mansali che colpiscono proprio la dimensione della nostra mente, e questo causa, Signore, anche dei forti mal di testa delle persone che hanno delle emicranie, che addirittura in certi momenti li condizionano a restare chiusi in alcune stanze, perché a non socializzare neanche con gli altri, Signore, proprio a isolarsi. Proprio questo problema tende proprio a creare delle persone isolate, Signore, non solo che non si realizzano, ma che non hanno neanche socialità verso gli altri, Signore, come se si dovessero nascondere in un certo senso, Signore. Io ti voglio benedire e ringraziare per questa liberazione, Signore, che hai fatto, e per davvero per questa, invece, questa lucina nuova, questo spiraglio che stai aprendo, Signore, e stai proprio mostrando il primo passo da fare, Signore, come tu hai detto ad Abramo: vai nella terra che io ti indicherò. Non gli hai detto dove doveva andare, Signore, gli hai dato un passo dietro l'altro, un passo dietro l'altro, e questa persona proprio oggi proprio comincerà a ricevere il primo passo per uscire da questo retaggio e cominciare a vedere, Signore, la prosperità che tu hai preparato, la grandezza, la bellezza, ma soprattutto il gusto, il colore della vita che proprio queste persone sento avevano perso, proprio questa cosa li ha
chiusi tanto, e forse quell'immagine di quelle mosche che restava lì alla fine, perché poi quando noi non ci rinnoviamo a un certo punto diventa tutto stantio, tutto che ha odore come una casa chiusa, signore, no? Che devi aprire le finestre per rigenerare, per ricevere l'aria nuova. Ecco, anche queste menti, signore, oggi stanno ricevendo quest'aria nuova nel tuo spirito, e io ti voglio ringraziare e benedire perché tu sei costante, perché tu non ti arrendi, e perché se anche noi ci arrendiamo, signore, tu sei sempre lì che ci esorti e ci porti fuori, perché tu non sei soddisfatto finché ognuno di noi viva quella pienezza che tu sei venuto a portare. Grazie, Signore. Lode e gloria a te. Benedetto tu sei, Signore. E anch'io, Signore, confermo la tua preghiera, la preghiera di Daniela. E volevo anche confermare, Signore, mentre facevamo questo canto, proprio avevo l'immagine della tua mano che la stavano bucando con quel chiodo. E quando tu hai detto a Tommaso, tu hai creduto perché hai veduto, beati coloro che crederanno senza vedere. Quindi è questo l'invito che tu, Signore, stai dando stasera ad ognuno di noi, per veramente credere, prendere queste guarigioni, queste liberazioni che tu stasera stai ponendo per ognuno di noi. Quindi senza dubitare, senza fare come Tommaso, Signore, noi ci prendiamo queste guarigioni perché per fede noi ce le prendiamo. Prima si parlava di fede, Signore, quindi noi non ti vediamo ma crediamo. Quindi grazie Gesù per tutto quello che stai dando stasera, e siamo sicuri, Signore, che stai operando, ma operando in qualsiasi cosa. Grazie, ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo. Amen. Grazie Gesù. Amen. Antonella, dove è andata? Lode a te, Signore, benedetto tu sei, grazie. Signore. Grazie. Antonella? Chiara? Anch'io sentivo questa guarigione a livello della comunicazione in bambini balbuzienti, e il Signore si sta prendendo veramente cura proprio dello sciogliere le parole. Questo lungo silenzio ha reso tanti bambini insicuri, quasi incapaci di parlare. Proprio lo spirito suggerisce balbuzienti, coloro che fanno fatica proprio ad esprimere questo ritardo, questa parola che fatica ad uscire. Ecco, il Signore sta toccando veramente la comunicazione. Grazie, Signore, perché ancora una volta ci confermi questa semplicità tua di fare le cose. Toccare la bocca, toccare le parole. Non hai bisogno di tante parole, ma di un semplice gesto. E quello che mi piace anche condividere un versetto del Salmo 18. Perfetto è l'agire di Dio, la parola è degna di fede. Egli è scudo per chi in Lui si rifugia. Chi è Dio se non il Signore? Chi è la roccia se non il nostro Dio? Il Dio che mi riempie di forza e fa più sicuro il mio cammino. Mi rende agile come un cervo, capace di stare ritto sui monti, e addestra le mie mani alla battaglia e le mie braccia a tendere l'arco più duro. Grazie Gesù per questa guarigione, non solo ecco della comunicazione, della parola, ma questo addestramento anche alla difesa nella tua parola. Grazie. Tanto. Sì, io avevo chiesto un passo e mi è uscito giù da capitolo 1. Ma voi carissimi, costruite il vostro edificio spirituale sopra la vostra santissima fede. Pregate mediante lo Spirito Santo. Conservatevi nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Convincete quelli che sono vacillanti. Altri salvateli strappandoli dal fuoco, di altri infine abbiate compassione e con timore, guardandovi perfino dalla veste contaminata dalla loro carne. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria senza difetti
e nella letizia, all'unico Dio, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Gloria, maestà, forza e potenza, prima di ogni tempo, ora e sempre. Amen. Amen. E questa sera, Signore, ci stai facendo mettere delle pietre. Tu sei la pietra d'angolo, Signore. La pietra scartata è diventata la testata d'angolo, Signore. Davvero, quella pietra sei sempre tu, Gesù. È questa fede che viene radicata, che viene stabilizzata. E Signore, la voglio confermare anche la parola che ci hai dato con la lettera di Giuda, anche che ci ha dato Eliana, con la fine di Geremia 16. Perciò, ecco, io faccio loro conoscere questa volta la mia mano e la mia forza. Essi sapranno che il mio nome è Signore. Io ti voglio ringraziare, Signore, davvero perché ci vieni a stabilizzare proprio. E proprio hai proprio confermato quello che ci hai detto attraverso questa lode. Noi lodiamo te, Signore, noi siamo qui per lodare te, ringraziare te, e tu cosa fai? Operi su di noi, ma non sei straordinario, Signore. Ma quale Dio è come te, Signore? E proprio ancora ci hai parlato ancora della guerra, ci hai parlato ancora, c'è proprio quelle parole che sono uscite balbettando come dei bambini dalla nostra bocca. Hai confermato che hai in quest'ora e mezza, Signore, hai elaborato i nostri cuori, il nostro spirito soprattutto, Signore, ma soprattutto la nostra capa, la nostra mente, Signore, la nostra mente che vuole davvero sempre avere autorità nella nostra vita. Invece, Signore, tu l'hai rimessa al posto giusto, Signore, dietro di te. E io ti voglio ringraziare, lodare e benedire, Signore. Benedetto tu sei, grazie, Signore. Anto? Antonella, Lella, scusa, ci abbiamo Antonella, Scusate, io mi sono assentata perché mi ha chiamato una suora che è molto ammalata, che conosco, e quindi ero al telefono con Gesù. Però venendo in qui arrivando qua ho sentito due volte la parola forza, e stamattina io pensavo alla forza che sento dentro di me, e pensavo che qualche tempo fa io ho detto al Signore, io voglio essere forte per te. E il bello è che la forza ce l'ha da Lui, e io mi sento forte, in effetti io mi sento forte. E ringrazio il Signore, e tra l'altro ho pregato per il lavoro, non molto, perché io la dico una sola volta la cosa, il Signore non ha bisogno di tante parole. Ho pregato per il lavoro di una persona e il lavoro è arrivato a me. A me non lo so, comunque per me sto facendo ore, molte ore che la mia gamba non potrebbe permettersi, anche la mia gamba sta bene, io mi sento forte, mi sento in grado di tutto, e per questo ringrazio il Signore. Grazie, Signore Gesù. Lode a te. Grazie, Gesù. Signore, è così. È così, Signore. Mentre noi apparentemente lavoriamo per te, anche se non apparentemente lo facciamo, Signore, tu che non ti fai vincere in generosità, elargisci a piene mani, no? Sei straordinariamente grande, generoso, meraviglioso, Signore. Noi davvero siamo incantati davanti a questa tua misericordia, a questo cuore che ci hai messo nelle mani, e quel pezzo di cuore che ci hai messo nel nostro cuore, Signore, perché il tuo spirito è il tuo cuore, Signore, è proprio la parte più profonda di te, tu l'hai depositata nei nostri cuori. Signore, noi siamo incantati in questo, e davvero per questo, Signore, davvero come Pietro possiamo solo dire: da chi andremo, Signore? Da chi andremo, Gesù? Solo tu hai parole di vita eterna. Davvero, più ti conosciamo, Signore, più ci possono raccontare le miglior cose del mondo, ma alla fine, Signore, noi abbiamo capito, Signore, che tutto si ricapitola in te, e vogliamo, Signore, farlo con questo canto, cantarlo con questo canto, un canto che vogliamo cantare anche in altri momenti, quando ci sentiamo scoraggiati, quando lo scoraggiamento arriva. Signore, noi non possiamo impedire che lo scoraggiamento arriva, ma possiamo però fermarlo,
E come lo possiamo fermarlo? Con la verità della tua parola, Signore. La possiamo anche cantare, Signore. Quella spada, zacchete! Quella spada davvero che arriva e ferma ogni cosa, Signore. Non la fermiamo noi, la ferma la tua parola, Signore. E quindi basta semplicemente aprire la bocca e cominciare a lodarti e ringraziarti, e tutto avviene, Signore, perché è proprio un fiume che attraverso la lode si apre e la tua grazia si riversa in modo prosperoso, in modo incontrollabile, in modo vero, in modo pieno. Alleluia, Signore, lode e gloria a te, Signore. Quando dice, mio Dio, Signore, io sentivo quell'onore di poterlo dichiarare, Signore, è il mio Dio, è il tuo Dio, è il tuo Dio, è anche il tuo Dio, ed è il tuo amato, ed è il tutto, Signore. Noi possiamo dire, è il mio Dio, Signore. E allora vedi che ogni smarrimento, ogni paura, ogni cosa svanisce, Signore, perché davvero ci ricordiamo chi Lui è e cosa Lui non solo ha fatto, ma cosa Lui continua a fare quotidianamente nella nostra storia. Benedetto tu sei, Signore. Lode e gloria a te, Signore. Benedetto è il tuo nome, Signore. Giusy. Vorrei condividere con voi un passo che avevo in mente da tutta la sera e adesso l'ho trovato. È un passo di Daniele. Daniele, che è praticamente il cantico dei tre giovani nella fornace, che praticamente le fiamme non toccano questi tre giovani. Mentre erano nella fornace, loro continuavano a pregare con fede. E infatti il Signore non permette che le fiamme tocchino, non causino alcun danno a questi tre giovani e li salva dalla fornace. E allora ti ringrazio, Signore, perché c'è un passo che mi ha attirato e che dice: sappiano che tu sei il Signore, il Dio unico e glorioso su tutta la terra. E Daniele 3,
45. Allora grazie, Signore, grazie perché tu sei il Dio unico e veramente glorioso su tutta la terra e tu regni per sempre. Grazie, Gesù. Lode e gloria a te. Amen. Una persona l'altro giorno mi ha detto una cosa, no? Mi ha detto, mi dicono che io sono un po' fanatica, no? Che parlo sempre di Gesù, che ogni cosa dico che bisogna pregare. E mi dice, tu non devi dire a un'altra persona che deve pregare, perché in questo momento lei può essere arrabbiata con Dio, no? E io gli ho detto, ma io non posso dire nient'altro a una persona, soprattutto quando ha difficoltà, io posso dire solo di rivolgersi a Gesù, perché so che se si rivolge a Gesù tutto il suo problema viene cancellato. Il problema è che lei non vuole sentire parlare di Gesù e quindi il suo problema viene amplificato. Io invece, Signore, sarò anche fanatica, ma sì, io so che la salvezza, come diceva la parola conclusiva che ha detto Giusy prima, questa salvezza come unico Dio, non ci sono, ci sono tante cose buone in questo mondo, ci sono tanti riferimenti buoni che possiamo tenerne conto, Signore, ma solo uno ci salva, solo uno ci libera, solo uno ci fortifica, solo uno ci rende la gioia, solo uno ci dà la pace, e sei sempre tu, Signore, non ce ne sono altri. Come posso io rinnegare, Signore, chi tu sei? Non posso farlo, Signore. Non posso farlo e potrò anche risultare fastidiosa, ma sono sicura, Signore, che a furia di essere fastidiosi, Signore, tutti i muri di coloro che in questo momento ti hanno tirato davanti al muro saranno rotti nel nome di Gesù, Signore, perché davvero tu ci fai perseverare, andare avanti, 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 avanti e ancora avanti fino a raggiungere la meta, come abbiamo detto prima, Signore. Perché davvero noi non ci fermiamo, Signore, perché tu sei la nostra forza e sei il nostro canto, Signore. Non solo ci rinvigorisci, ma ci dai parole nuove, questa guarigione della comunicazione, Signore. Togliamo le parole di lamentazione, togliamo le parole che allarghiamo questi problemi, li facciamo diventare delle cose esagerate, enormi, Signore, e cantiamo le tue lodi, perché solo così, Signore, possiamo camminare e volare e andare davvero e arrivare dove dobbiamo arrivare e riessere più che vincitori nel nome di Gesù. Amen, amen e amen. E vogliamo ringraziarti, Padre, per questa serata meravigliosa, per queste liberazioni, per queste esortazioni che hanno toccato il nostro animo, Signore. Ci aspettiamo tante testimonianze, Signore, che tu davvero hai scosso situazioni che erano un po' incancrenite, Signore, che erano, hai ridato le gambe a chi gli servivano le gambe, hai ridato le mani a chi gli servivano le mani, hai ridato idee a chi aveva perso idee, e tutto quello, Signore, che tu hai fatto, perché tu davvero hai fatto cose grandi come sempre, Signore, non è che l'hai fatte solo in quest'ora e mezza, tu fai sempre cose grandi, è che quando noi siamo in preghiera ci accorgiamo che le fai, la differenza è solo questa, Signore. Io ti voglio ringraziare, Padre, per tutto quello che hai fatto e voglio sigillarlo, Signore, nel tuo cuore, nel nome di Gesù, perché nessuno è il ladro che viene per rubare, uccidere e distruggere, non porti via niente, Signore, di ciò che tu hai fatto, di ciò che tu hai detto, di ciò che tu hai stabilito. Amen. Grazie. Angelo, salutaci tu con saluta Maria e Ezio e facciamo un giro dei saluti. Allora, ciao a tutti, buona settimana. Ciao a tutti. Maria? Ciao a tutti, buona settimana. Ciao Ezio, ciao. Aprite pure tutti i microfoni. Paolo e Lella? Ciao ragazzi, Dio vi benedica tutti. Buonanotte a tutti. Buonanotte, notte santa. Notte santa. Giusy? Buonanotte a tutti, un abbraccio carico, stracarico di benedizioni per tutti. Amen. Laura e Albi? Benedico nel nome di Gesù, una buona settimana e un buon proseguimento a tutti. Ciao a tutti. Marisa? Ciao a tutti e mi raccomando, forza e canto. Amen. Nico? Amen. Grazie Gesù per questa serata, per questa armonia di spirito tra di noi e cristiani all'arrembaggio. Amen. Mimmo. Benedico tutti e vi auguro una buona raccolta di tutto quello che stasera Gesù ha seminato. Un abbraccio. Amen. Anto. Buonanotte a tutti e grazie Gesù, buon fine settimana. Chiara. Buonanotte
sapendo che c'è una certezza che non ci fa tornare indietro, che si chiama Gesù. E questa notte sicuramente, come sempre, è accanto a noi. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Ringraziamo Dio per voi, per questo essere insieme in Lui è una cosa bellissima e straordinaria che davvero riempie di gioia la nostra vita. Grazie, Signore. Grazie, grazie. Grazie. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Ciao.